un approfondimento su Tintoretto a 500 anni dalla nascita. Il pittore ha realizzato due opere, una giovanile per Feltre e l'altra per Belluno, ora al Museo Diocesano di Feltre, che ha predisposto alcune iniziative di valorizzazione. Tra queste, una serata con l'architetto Don Gian Matteo Caputo, incaricato triveneto per i beni culturali e direttore del Museo Diocesano di Venezia, che terrà una relazione su arte sacra e Eucaristia in Tintoretto. L'appuntamento è per venerdì alle 18 al Museo Diocesano. Tra le opere ammirabili, la Madonna con Bambino e i Santi Vittorio e Nicola, di proprietà dell'Us Dolomiti. La prima opera è del 1545, cioè un'opera giovanile, ed è anche firmata. Noi vediamo qui, sotto la gamba di San Vittore, proprio la sua firma Tentor. Così infatti, secondo anche la testimonianza di Pietro Aretino nel suo epistolario, l'artista firmava le sue opere principali quando era giovane, poi si firmerà Tintoretus. C'è poi la comunione degli apostoli, che si trovava nella chiesa di Santa Croce di Belluno, ma a seguito dell'arrivo delle truppe napoleoniche è stato spostato a Castion. Quest'opera è molto interessante soprattutto dal punto di vista dei contenuti e difatti presenta un po' quello che era la teologia, quello che era il sentire della chiesa, soprattutto anche veneziana, in modo particolare in reazione alla polemica dei protestanti e in risposta ai decreti del Concilio di Trento, soprattutto sul tema eucaristico.